debutto a Nadia Toffa nella prima puntata delle Iene ha suscitato qualche polemica. Ilary Blasi è stata criticata per la sua assenza dal momento che negli ultimi tempi si alternava la conduzione con l'inviata scomparsa. Lei non risponde direttamente alle domande ma rompe il silenzio con un post su Instagram che lascia intendere la sua lontananza da casa e intanto nella polemica interviene anche Selvaggia Lucarelli. La blogger prende le parti della signora Totti. Questa cosa che dovesse essere presente, questa cosa che gli altri debbano decidere non solo la grammatica del dolore altrui, ma pure la forma e il luogo in cui debbano manifestarsi, è l'ultimo tassello dell'abbruttimento social. Che pena, è il parere della Lucarelli. Sono polemiche infondate. Abbiamo deciso di organizzare questo omaggio a Nadia Toffa in 10 giorni, perciò all'ultimo momento, e abbiamo chiesto a tutti di venire in studio. Abbiamo chiesto inoltre a tutti di fare un video, per cui chi non è riuscito ad esserci fisicamente ha aderito all'iniziativa con il video e per questo motivo gli siamo molto grati, ha detto la redazione. Ma Mucar e la Blasi non hanno rilasciato dichiarazione, ma sarebbero stati impegnati professionalmente, l'uno con le registrazioni di Tossiche Vales, l'altra con lo show Eurogames. La moglie di Totti infatti la settimana scorsa si trovava a Londra e nell'ultimo post ha pubblicato una foto in auto con la didascalia Back Home. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.